diventando grande, sai. Io sono un bimbo di 4 anni o poco più, esploro il mondo io caico. Ho sempre un gran da far, guardo per imparar ciò che sta intorno a me caico. Guardo colori e insetti volar, scoprirò il mondo con mamma e papà. Stelle cadenti. Papà, vorrei tanto anch'io fare il barbecue. Non puoi, piccolo, il barbecue scotta troppo. Gioca un po' insieme a Rosy finché non è pronto. Guarda, mamma, guarda! Oh no, quante formiche! Andate via! Va a vedere se la nonna ha bisogno di aiuto in cucina. Io intanto controllo che non ci siano formiche in circolazione. Va bene, mamma. Nonna, che cosa stai facendo? Preparo la mia speciale insalata di patate top secret. Top secret? E tu sei l'assaggiatore ufficiale. È ottimo! Oh, è proprio una serata meravigliosa. Guardate, quella stella lassù è Venere. Oh, come brilla! Questo mi ricorda la prima volta che ho visto una stella cadente. Una stella cadente? È una stella che vola attraverso il cielo come un uccello, una specie di magia. Bene, Caillou, torniamo al lavoro adesso. E buon appetito! Guardate, c'è una stella cadente! Davvero? Oh, che meraviglia! Dove? Mi dispiace, ormai è passata, Caillou. Nonno, c'era una stella cadente su nel cielo, ma adesso non c'è più. Vedrai che ne arriveranno altre, su, usciamo. Caillou, guarda, eccone un'altra! Dov'è? Voglio vederla anch'io! Sì, ma dovrai stare attento perché sono molto veloci e difficile vederle. Caillou vuole assolutamente vedere una stella cadente, perciò decide di aspettare tutto il tempo necessario. Mi dispiace che ti sia perso la stella cadente. Vuoi provare a guardare la luna? Sì! Sì, nonno, sì! Voglio vedere la luna! Oh, che bella! Non l'avevo mai vista così grande! Ti faccio vedere un gruppo di stelle che è chiamato Orsa Maggiore. Io non vedo nessuna orsa, nonno. Non la vedo. Aspetta un momento, te la indico di nuovo. E quella laggiù è l'orsa minore. A presto, tesoro mio. Guarda, Caillou, svelto! Oh, l'ho persa di nuovo! Non preoccuparti, tesoro. Ci saranno altre notti con le stelle cadenti. Ma Caillou teme che non ne vedrà mai una. Ed è triste. Adesso è ora di dormire, Caillou. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, stelle. Finalmente! Wow! Un giorno di lavoro. Gilbert, smettila, mi fai il solletico! Caillou non sa se deve svegliare papà e mamma. Gilbert! Buongiorno, Caillou! Vuoi fare un giretto in aeroplano? Evviva, papà mi fa volare! Oh no, la sveglia non ha suonato! Farò tardi al mio appuntamento. Caillou, scendi in cucina e dai la pappa a Gilbert. Io intanto sveglio Rosy. Gilbert, aspettami!
Ma insomma, guarda che cosa hai combinato! Caillou! La mamma ha fretta, quindi sbrigati a mangiare, amore. A Caillou non piace affatto che tutti vadano di fretta. Papà buffo! Oh. Finisci di mangiare, Caillou. Siamo in ritardo. Lo sai? Abbiamo mangiato tutta la colazione. Bravi, lavatevi i denti adesso. Rosie, ferma! Ascolta, vuoi essere bella come la mamma? Sì! Si fa così. Non muoverti. Ecco. Rosie! Caillou, ma che cosa hai fatto a tua sorella? Beh, volevo solo che fosse bella come te, scusami. Sai che non puoi giocare con i miei cosmetici. Andiamo, Rosie, laviamoci il visetto. Ecco qua, le tue cose. Vestiti, forza, devi andare a scuola, è tardi. Ma io non ci voglio andare a scuola, oggi non mi va. Caillou! Perché ci mette così tanto? Beh, aspettatemi in macchina. La mamma e Rosie sono fuori che ti aspettano. Ma Caillou non ha voglia di uscire. Vuole restare a casa. Io non voglio andare insieme alla mamma e a Rosie. Voglio restare qui con te a giocare. Ma io sto per andare al lavoro. Io non voglio che vai a lavorare. Resta con me. Aspetta, torno tra un attimo. Il papà dice alla mamma di andare. Accompagnerà lui Caillou a scuola. Sì, evviva! Oggi restiamo a casa e giochiamo insieme! No, Caillou, purtroppo devo andare al lavoro. Prima però c'è qualcosa che voglio farti vedere. Allora, che cosa vuoi farmi vedere, papà? Adesso voglio mostrarti alcune persone che lavorano ogni giorno proprio come me e la mamma. Buongiorno, Caillou! Anche tu sei uno che lavora? Naturalmente, io consegno la pasta. Non è che vorresti aiutarmi? Certo, posso! Tieni, infila questa nella cassetta della posta del signor Inkle. Visto che io, anche i postini lavorano ogni giorno. Perché il signor Inkle possa avere la sua posta e il tuo papà le sue bollette. Dai, Caillou! Sì, raccogliamoli, sono volati anch'io. Via! Ecco! Ho sentito bene? C'è per caso qualcuno che vorrebbe fare il mio stesso lavoro? Posso? Certamente, però solo quando sarai un pochino più grande. Devi aspettare di essere più alto e robusto. È un lavoro faticoso tenere pulita una città. Che ne dici? Dopo tutto questo duro lavoro ti va di fare una bella merenda? Sì, certo! Prima però ci dobbiamo fermare in un posto. Papà, tu perché devi lavorare? Perché il lavoro mi piace. E mi permette di avere dei soldi. Ma i soldi te li dà questa macchina? Sì, però perché la macchina me li dia devo metterceli prima io. Anch'io sto mangiando un muffin. Ma è proprio un bel muffin al cioccolato come il mio? No, puoi accendere le luci sul tetto? Caillou, non disturbare il signor agente. Nessun problema, siamo in pausa. Ti andrebbe di accendere le luci, Caillou? Sì! Tieni, questa è la radio. Prova a parlarci. Qui è centrale. Signore, qui è l'agente Caillou che parla. Passo e chiudo!
Molto bene, signora agente. Ora però lasciamo che difendano la legge da soli. Papà, quando sarò grande farò il poliziotto. Se è questo che vuoi fare, allora lo farai, Caillou. Ma prima andiamo a scuola, va bene? Papà ora va a lavorare, proprio come tutte le persone che hai visto stamattina. D'accordo? Sì, papà. Finalmente, Caillou. Come mai sei così in ritardo? Signorina Martin, sono stato nella macchina della polizia. Davvero? Allora ti sei divertito. Gli ho fatto vedere alcune persone mentre erano al lavoro. Abbiamo visto anche un postino e un operatore ecologico, giusto, Caillou? Sì, però il lavoro più bello del mondo è quello del poliziotto. Io invece penso che il lavoro più bello del mondo sia il mio, perché posso giocare con te. Molto bene, allora io vado, agente Caillou. Gilbert va dal veterinario. Mamma, non lo trovo da nessuna parte! Gilbert deve fare una visita di controllo. Insomma, Gilbert, dove ti sei nascosto, gatto dispettoso che non sei altro? È scomparso. Non riesco a trovare la gabbietta, tesoro. Sicura di averla portata giù? Sei riuscita a trovarlo, Caillou? Non l'ho trovato, papà. E io non trovo la sua gabbietta. Guardate un po' che cosa ho qui. Gilbert, vedendo la gabbietta, capisce che sarebbe andato in automobile. E a lui non piace l'automobile. Credo che Gilbert non voglia andare dal veterinario. Lo so, ma è necessario. Deve fare un controllo. Un controllo? Come quello che faccio io quando vado dal dottore? Esattamente. Il veterinario è il dottore di Gilbert. Su, non piangere, Gilbert. Ora ti coccolo un pochino io. Papà! Gilbert è uscito dalla gabbietta! Va bene, non preoccuparti. Papà ora sistema tutto. Speriamo. Da qui vedo la sua coda! Lo sai che sei un gatto davvero cattivo? No, Caillou, non è un gatto cattivo. È solo spaventato. Perché non gli piace viaggiare in macchina. Ma no, non devi avere paura. È bellissimo viaggiare in macchina. Gilbert viene rimesso nella gabbietta, così è possibile ripartire. A proposito, Caillou, dimmi come ha fatto Gilbert a uscire dalla gabbietta? Ecco, io volevo solo fargli un po' di coccole. È stato un pensiero gentile, ora però è meglio lasciarlo nella sua gabbietta, va bene? Bene. Sara! Ciao, Caillou! Che cosa ci fai qui? Gilbert ha la visita di controllo. Holly deve fare la pulizia dei denti e resterà qui anche stanotte. Davvero? E hai portato il suo spazzolino? Ma no, che dici? Lui non usa lo spazzolino da denti. Glieli pulisce il dottore. Bene, qui è tutto a posto. E ora devo fare a Gilbert la sua puntura. Gli farà male la puntura, dottore? No, non molto. E soprattutto lo farà stare bene per un anno intero. Ora ho bisogno che tu mi dia una mano, Caillou. Fagli un po' di coccole e tienilo tranquillo. Dai, non aver paura, Gilbert. Ecco, abbiamo fatto. Visto? Non era poi così terribile. Che fai? Torna qui! No, ci risiamo! Caillou nello spazio. Ciao, Leo! Che cos'hai in mano? Questo è il mio razzo nuovo! Wow! Un razzo nuovo! Boom, boom.
Che gioco state facendo? Siamo esploratori dello spazio, mamma! Proprio quello che pensavo. Noi stiamo andando sulla Luna. Ricordatevi però di tornare sulla Terra per pranzo. Gioca con l'orsetto. Non voglio giocare con l'orsetto. La Luna è da quella parte, andiamo. Uomini dello spazio, non correte così. Rosy ha molta voglia di giocare con Caillou e Leo. Oh, questa è una cosa interessante. Domani c'è l'inaugurazione del planetarium. Io conosco due astronauti a cui piacerebbe molto. Li conosco anch'io. E c'è anche un concorso per il miglior costume spaziale. Il miglior costume spaziale? Caillou, gioca con l'orsetto! No, Rosy! Non ci voglio giocare! Lo so che tu vuoi giocare con loro, amore. Stavo pensando a un gioco che possiamo fare noi due insieme. Sai che facciamo, Rosy, dei costumi spaziali? Che bello! Avete sentito la notizia? Inaugurano il planetarium. Planetarium? Che cos'è? Vediamo, è una specie di sala cinematografica dove puoi vedere stelle e pianeti all'interno. Wow! Possiamo andarci? Certo, Caillou, perché no? Vuoi venire anche tu, Leo? Bene, lo chiedo alla tua mamma. E ci sarà anche un concorso. Davvero? Sì, per il miglior costume spaziale. Leo assomiglia proprio a un astronauta. Io invece sono un alieno, un mostro venuto dallo spazio. Caillou, la mamma mi ha detto che hai fatto piangere tua sorella. Capisco che a volte non hai voglia di giocare con Rosy, ma è tua sorella. Devi essere sempre gentile con lei. Va bene, ho capito. Adesso dobbiamo andare a dormire. Su, finisci il tuo latte. Ti sei fatto i baffi. Cosa c'è da ridere? Oh, ora ho capito. Avete fatto un giro per la Via Lattea, voi due? Mi dite che cos'è la Via Lattea? La Via Lattea è, vediamo, la galassia dove si trova il Sistema Solare. Uno spicchio di universo con milioni e milioni di stelle. Ecco, questo è quello che mi serve. Che ti serve per cosa? È un segreto. Caillou è curioso di conoscere questo segreto. Quello che lui e suo padre non sanno è che la mamma sta preparando dei costumi spaziali. Perfetto! Come sono fatte le stelle? Allora, le stelle, sì. Buonanotte, papà! Per tutta la notte, Caillou non fa che sognare stelle e pianeti. Caillou, ti piace il mio costume? Vedrai che vincerò il primo premio. Benvenuti nel nostro planetarium. Sapete, oggi faremo un gioco molto speciale. Guardate, sto camminando sulla Luna, ragazzi.
Volete provare anche voi? Forza! Bene, molto bene! E questa è la Via Lattea. E adesso vedrete qualcosa di extra speciale. Chi sta camminando sulla luna? Questa è la luna. Ed ecco chi ci sta camminando. Sulla luna! Il nostro spettacolo si avvia alla conclusione. Manca solo il gran finale ormai. Assegneremo il premio per il miglior costume spaziale. I vincitori del concorso sono la piccola Rosie e la sua mamma. A che cosa le servivano i guanti da forno? Congratulazioni! Bravo!